Riccardo, eccoci allora, ritornati in studio. Io so che tu hai qualche prodotto da presentare, però prima lasciamo la parola a Renato e alle sue proposte. Sì, assolutamente, se dovesse avanzare tempo, io ho sempre qualcosina da presentare. So che Renato ha tante strategie, insomma, sono curioso anch'io perché sono sempre nuove, innovative, c'è da sempre tanti spunti. So che comunque anche lui ha anche tantissimi followers che aspettano queste strategie, quindi direi lasciamo la parola a Renato, insomma, e seguiamolo, anche io lo seguo, sì. Capiamo Certo, cosa dice. illuminaci, Renato. Wow, grazie con questa presentazione adesso, mamma mia. Comunque, devo dire che c'è una community, la Trading Zone, che ringrazia per l'interazione che abbiamo anche con UniCredit, che spesso accoglie le nostre richieste di Turbo. Noi siamo tutti pazzi per i Turbo Open End, e quindi devo dire c'è davvero una bella interazione, e insomma, spesso volentieri accontentati nei limiti del possibile in merito a quelle che sono le richieste dei traders. E allora comincio a Sì. condividere il mio monitor, prima situazione operativa su Intesa San Paolo, in questo momento in calo di un punto percentuale circa, poco più di un punto percentuale circa. Sotto c'è un grafico intraday a 30 secondi, sopra il grafico giornaliero Aikinashi, che è molto simile alle candele giapponesi candlestick, che lo faccio vedere. C'è una formula che li rende più omogenei i trend, le tendenze. Quando cambia il colore, anche da un input può essere d'aiuto per capire che forse è arrivato il momento di una inversione di tendenza. Ieri proprio Intesa San Paolo ha invertito, quindi ha confermato questa candela rossa. Se vediamo anche il confronto di Intesa San Paolo con gli altri big, diciamo, del comparto bancario in Italia, confrontate con l'indice anche FTSE MIB, è quella un po' più indietro. Questa è la performance da inizio anno, più 10 rispetto al FTSE MIB, più 11,51, UniCredit più 31, BPER più 17,89, e c'è in basso BPM. Poi se lo portiamo a un anno rispetto alle quotazioni di un anno fa, vediamo che Intesa è in coda con solo più 10,36 rispetto a BPM più 30, BPER più 46, UniCredit più 83 e l'indice nostro più 7,93. Quindi in qualche modo Intesa ha mostrato qualche segno di debolezza maggiore rispetto alle altre società più importanti quotate a Piazza Affari. Quindi candela rossa con primo obiettivo potrebbe essere il supporto dei 2,20 euro e 20, e eventualmente poi, se permane il colore rosso e Aikinashi, io per questo motivo integro questa tipologia di candele, perché supporti e resistenze storicamente sono destinate a essere violati nel tempo, si potrebbe andare più giù e chissà addirittura verso i 2 euro. E per l'occasione ho scelto un turbo open end put, quindi al ribasso, il cui codice Easing, Icing, come preferite. Valentina, vuoi dire qualcosa? Eccolo No, 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 prego, prego, ecco, diciamolo pure il codice ISIN per i nostri qui, lo telespettatori. vedete, è questo qui che state vedendo adesso a schermo, dove più in basso le informazioni più importanti da vedere, ora come ora, a una distanza della barriera, prezzo, eccolo qua, di 2,54,77,25 euro, il prezzo strike, che rappresenta lo stop loss, che ora come ora è intorno agli 11 punti percentuali dalle quotazioni attuali, è una leva di 8,05, il che significa che questo turbo andrà a moltiplicare per 8,05 quello che accade sul sottostante, se scende in positivo, se sale in negativo. Quindi questa prima situazione su Intesa San Chiaro. Paolo con questa candela rossa confermata oggi. Direi andiamo a vedere anche il secondo prodotto, poi facciamo un commento generale con Riccardo. L'altro arriva da un titolo tecnologico, quello che Sì? rappresenta il tech nel nostro paniere più importante, FTSE MIB, STM, che vanta la performance migliore da inizio anno, più 38% in solo questo 2023, questi primi 3 mesi. Che però ieri era uscita da tutta questa fase laterale con questo spunto rialzista delle ultime sedute, ma ieri ha confermato una candela rossa dove, tracciata la resistenza poco vicino ai 49 euro, addirittura sullo storico giornaliero non ci sono dati sufficienti, devo mettere quello settimanale perché ci riporta indietro. Qui era il 2000, questo livello
che ha funzionato bene come supporto una volta violato resistenza qui, gennaio 2001 e poi maggio dello stesso anno, e praticamente 22 anni dopo si ripresenta il titolo in questa zona grafica con questa candela rossa confermata sul daily, intorno al grafico giornaliero, e vediamo anche che dal prezzo di apertura, e metto le candele giapponesi con i livelli ufficiali perché quelle Ekinashi sono il risultato di una formula, dall'apertura al minimo già quasi meno 3 ha fatto il titolo. E qui c'è ovviamente un turbo open end, sempre put, codice ISIN è questo qui che vedete. Prezzo strike, quindi stop, vicino ai 52 euro, 51, 79, 87, 36, questo potrà variare nelle prossime sedute per effetto dell'adeguamento ai costi di finanziamento, siamo 11,71%, leva 7,28. Tornando al grafico, il movimento ora come ora potrebbe esserci qui una potenziale area di supporto di 43,45, ma attenzione perché come è salito rapidamente, altrettanto potrebbe fare la strada al contrario a sud del grafico, e quindi si aprirebbero degli scenari interessanti, che con la leva che ho mostrato significherebbe, insomma, una performance molto 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 interessante. Chiaro, innanzitutto ecco, devo dire che proprio anche dal punto di vista grafico queste candele ci aiutano un po' a capire ancora meglio ecco, i movimenti. Due prodotti interessanti, due turbo, anche perché lo ha detto Renato all'inizio, we love turbo, c'è proprio un fan club ecco, di questa tipologia di certificates. Riccardo, che cosa ne pensi? Ecco, ti piacciono le scelte di Renato? Appunto abbiamo detto due turbo open end put, uno su San Paolo e uno su STM, settore tecnologico. Allora, sì, Valentina, sicuramente le scelte di Renato sono comunque dettate da alcune analisi. Come vediamo, sono fondamentalmente analisi grafiche basate sulle candele Ekinashi, quindi c'è uno studio alla base, quindi fondamentalmente diciamo la scelta poi del prodotto è strettamente collegata a quello che è l'idea di fondo, no? L'idea di base. Renato ha parlato comunque di una debolezza del settore, potenzialmente del settore bancario, quindi una debolezza di conseguenza di Intesa San Paolo, con un possibile, un potenziale target anche fino a 2 euro, oggi quota intorno ai 2,29 euro, tale per cui un prodotto turbo, se ovviamente associato a questa strategia, è sicuramente un prodotto utilizzabile per far cosa? Per cavalcare il trend al ribasso. Allora, noi però dobbiamo ricordare anche una cosa fondamentalmente, che i prodotti turbo, e Renato l'ha detto, ha descritto in precedenza, sono dei prodotti a leva variabile, quindi fondamentalmente moltiplicano la performance del sottostante per un determinato effetto leva. E questo effetto leva è un effetto leva variabile, in quanto dipende dalla distanza tra il valore attuale del sottostante e il suo strike price. Strike price che costituisce un vero e proprio stop loss, quindi questo diciamo è l'elemento di rischiosità, nel senso che se questo valore di strike o di stop loss viene toccato, la posizione si chiude totalmente in perdita. Quindi attenzione sempre a quella che è la scelta del prodotto che sia più utile alle vostre esigenze, quindi short term oppure medio-lungo termine della posizione, e di conseguenza scelta della leva che andate a utilizzare. Quindi sempre un'adeguata coerenza tra idea di fondo della posizione e leva. Se ipotizzate una posizione che si chiuderà nel giro di pochissimo tempo, allora si può usare maggiormente sulla leva. Di conseguenza, se ipotizziamo una posizione che sarà aperta per più tempo, allora il mio consiglio è cedere un po' su quello che è l'effetto leva per prendere in considerazione un prodotto che abbia uno strike più lontano rispetto ai valori attuali del sottostante, Per contenere un po' il per rischio. contenere un po' il rischio. Altra cosa, i prodotti di questo tipo possono essere utilizzati non solo per cavalcare un trend a ribasso, ma anche con obiettivi di copertura del portafoglio, perché noi sappiamo che Intesa, Unicredit, Eni, Enel, Telecom sono strumenti molto molto presenti all'interno dei portafogli degli italiani, in ambito appunto di propri titoli azionari. Quindi chi fondamentalmente non vuole liquidare la posizione, perché vuol comunque mantenere il prodotto in portafoglio, quindi l'azione in portafoglio, ma ha paura di un ribasso, quindi di una debolezza del settore, allora può utilizzare questi prodotti, appunto turbo, non con ottica di
trend following a ribasso, ma con ottica di protezione del portafoglio. Quindi, diciamo, come vedi, l'utilizzo del certificato, l'utilizzo del turbo, in questo caso un utilizzo molteplice, quindi o con ottica fondamentalmente di seguire un trend, diciamo tra virgolette più speculativa, perché si va a moltiplicare la performance, oppure con ottica più protettiva. Quindi ovviamente in questo caso, nel momento in cui si sceglie un'ottica di protezione, attenzione a decupesare quella che è la parte e la componente in portafoglio con quella che è la parte di protezione. Mai andare a sovrappesare soprattutto la parte di protezione, perché altrimenti si sarebbe sbilanciati, quindi Infatti, la ecco, copertura non sarebbe equilibrio e efficiente. bilanciamento restano un po' le parole chiave anche in questo momento. Già in generale, ecco, da seguire per gli investimenti, soprattutto direi in questo determinato periodo. Io, Renato, torno da te perché so che hai ancora un prodotto da presentarci. Quelle che ho già mostrato sono due candele rosse confermate, quindi già operative dalla seduta odierna. Ce n'è un'altra che in qualche modo potrebbe risentire dell'effetto comparto bancario debole, ma non solo, anche il settore auto oggi penalizzato, tranne gli energetici e Enel che tengono bene, è proprio l'indice, il FTSE MIB. E andiamo a vedere, torno a condividere il mio schermo, eccolo qui il grafico del nostro FTSE MIB che si era riportato sopra quota 27.000, adesso siamo 26,9 e c'è questa possibile candela rossa e chinascia. Attenzione però, deve essere confermata in una seduta altrettanto negativa di almeno mezzo punto percentuale, quindi è da seguire la dinamica della seduta. Siamo sui minimi, come si può notare qui in basso di seduta, quindi se resta in rosso e chiude con una perdita superiore al mezzo punto percentuale, sarà da prendere in considerazione da domani come possibile ribasso. E a quel punto, tra i turbo diversi, anche questo put, quindi open end put al ribasso, c'è cioè questo qui sul nostro indice, il relativo codice ISIN è qui, prezzo strike addirittura, mi piace tenermi un po' largo vista anche la volatilità di queste sedute, 29.800, siamo sui 29.800, ovvero 10 punti circa dai livelli dove ci troviamo adesso, con una leva 8,41. E vorrei far notare anche le quotazioni, vedete, cioè si può comprare a 0,326 euro. Il vantaggio, anche come spiegava prima Riccardo, come copertura del portafoglio, uno magari, adesso non parlo dell'indice, ma sui titoli opera leva 1, senza leva praticamente, e poi con questi strumenti certificati che hanno delle quotazioni che permettono anche con poche centinaia di euro di avere dei risultati soddisfacenti grazie a quella che è la leva. E quindi si può assolutamente, concordo con quello che ha detto Riccardo, anche come copertura e non necessariamente posizione primaria. Poi per chi non ha capitali sufficienti, allora, i turbo indubbiamente sono l'opzione migliore in questo caso. Chiaro, ecco, stesso strumento che può essere utilizzato anche con finalità, scopi differenti, come ci hanno spiegato i nostri analisti. Bene, io direi abbiamo concluso con questa parte di analisi dei certificati, dando spazio appunto soprattutto ai turbo open end, visto che insomma c'era Renato, era giusto dare la sua impronta, il suo marchio a questa puntata. Però dobbiamo passare a un'ulteriore fase, cioè quella dedicata poi a tutta la formazione, agli eventi, perché siamo reduci da appuntamenti importanti, Investing Napoli naturalmente, ma non solo, perché per il mese di aprile, nonostante le vacanze pasquali, so che ci sono tanti momenti anche di formazione. E ti passo la parola a Riccardo, così insomma ce li elenchi e noi ce li appuntiamo come sempre.